È probabile che la tua vita sia piena di problemi per il semplice fatto che è incredibilmente complicata e inutilmente complicata, vorrei aggiungere. Prova a pensare alla tua giornata, prova a pensare a tutto quello che fai all'interno di una giornata e ti renderai conto che molto spesso fai tantissimo. Sei obbligato a tenere sotto controllo, a gestire, a fare, a preoccuparti di una quantità di cose che è veramente enorme. Ci sono giorni nei quali hai meno da fare, ci sono settimane nelle quali dici finalmente è finita questa settimana, ho fatto tutto quello che dovevo fare, no? E bisogna rendersi conto che la quantità di cose da fare, la quantità di situazioni da tenere sotto controllo, di persone con cui ci interfacciamo, di questioni da gestire, di persone, l'ho già detto, è una fabbrica di problemi. Più cose fai, più problemi avrai. Meno cose fai, meno problemi tendenzialmente, a meno che appunto non li trascuri poi i problemi, avrai. Questo è un concetto fondamentale perché la semplicità volontaria si basa proprio su questa affermazione, cioè se riesci a semplificare la tua vita avrai una quantità di problemi incredibilmente inferiore rispetto a quelli che hai nel modo di vivere comune, nel modo di vivere standard, nel modo di vivere normale, quello che consideriamo la vita normale, no? La normalità. Allora, come puoi semplificare la tua vita? Perché questa è la vera chiave, no? Noi è facile dire sì, allora semplifico tutto e va tutto bene, no? Ma dal punto di vista pratico, come si fa a semplificare la propria vita? Beh, ci sono tre fattori che devi tenere sotto controllo. Il primo fattore è imparare a semplificare ciò che possiedi, ciò che hai, ciò che acquisti, cioè smettere di accumulare cose. La tua casa, molto probabilmente, come la casa di tutte le altre persone, non parliamo delle cantine o delle soffitte, non sono altro che un cumulo incredibile di oggetti che abbiamo acquistato durante la nostra vita e che abbiamo accantonato. Tutte le volte che passiamo davanti ad una vetrina, ad un negozio, che vediamo una pubblicità in televisione, tutte le volte che passa uno spot su un social, eccetera, sentiamo questo bisogno di comprare, di accumulare, di avere cose. E poi le cose vecchie diventano presto obsolete e ci siamo un po' affezionati e molte di queste magari non le buttiamo via, le teniamo, le continuiamo a tenere e si accumulano. Ecco. Quando andiamo in vacanza poi compriamo anche oggetti, ricordi, insomma soprammobili, cose di questo tipo che vanno a riempire i nostri scaffali, riempire i nostri mobiletti e rimangono lì fermi a prendere polvere e poi ci rendono la casa, l'abitazione incredibilmente incasinata e poi molto banalmente quando dobbiamo pulirla ad esempio dobbiamo fare degli sforzi immensi. Il primo punto sul quale semplificare è smettere di acquistare. Tutte le volte che ci troviamo di fronte all'impulso, sentiamo il bisogno di comprare qualcosa, chiediamoci se quella cosa ci serve veramente. Il nostro cervello cercherà di darci una quantità di scuse incredibilmente convincenti sul fatto che quella cosa sì ci serve, ma se saremo onesti con noi stessi e non mentiremo a noi stessi, capiremo che quella cosa in realtà non ci serve. Nel 99% dei casi quella cosa non ci serve, è solo un capriccio o siamo noi che cerchiamo di autoconvincerci che ci serva. Il primo modo di semplificare è quindi smettere di comprare cose. Meno cose hai, meno problemi avrai. Prova a pensare banalmente alla differenza tra non avere un'automobile, perché se lo può permettere di non averla, chiaramente, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, è chiaro che ci sono persone che possono permettersi di non avere certe cose e altre no, in base anche allo stile di vita che fanno, eccetera. Ma prova a pensare alla differenza di preoccupazioni, di problemi, anche di quantità di denaro che spendi, tra il non avere un'automobile e avere due auto tu e la moto di tuo figlio e uno scooterino e la barca a vela magari parcheggiata al lago, no? Cioè la quantità di problemi che questi oggetti ti danno, di preoccupazioni, di uscita dal punto di vista economico, di gestione, di pagare le assicurazioni, pagare i bolli, fare le revisioni, eccetera, è infinitamente più elevata rispetto a non averli questi oggetti. E se ci pensi, questa cosa vale per quasi tutto quello che possiedi e
avere la casa piena di oggetti, avere la cantina, la soffitta piena di oggetti, non può che essere un generatore di problematiche. Il secondo punto sul quale puoi semplificare la tua vita è il rapporto con gli altri. Cioè puoi imparare a dire di no alle altre persone. Imparare a dire di no è una delle tecniche più forti per riuscire a semplificare la propria vita. Perché? Perché molto spesso noi ci troviamo sul posto di lavoro, con qualche collega in particolare, con i nostri parenti, con gli amici, a dover sottostare a tutta una serie di richieste che loro ci sottopongono e a noi non essere capaci di dirgli di no. Un favore, un aiuto, un compito che ci chiedono di svolgere al loro posto, un'uscita anche, una banale uscita insieme a cena, al ristorante, con persone delle quali magari ci interessa relativamente poco. E dobbiamo renderci conto che nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche sul lavoro, no? Clienti con i quali non vale la pena avere a che fare, colleghi di lavoro con i quali non vale la pena avere a che fare, se impari a dire no, se impari a rinunciare, dire no alle persone, dire no, questo non lo faccio, no, questo ti arrangi, questo non lo voglio fare, questo non sono capace di farlo, questo non ho tempo, e quindi impari anche a delegare poi le responsabilità agli altri, ma anche nei confronti dei figli, no? I figli vogliono che tu li aiuti a fare i compiti e passi l'intero weekend chiuso in casa a fare i compiti. Impari a dire no, impari a responsabilizzarli e fare in modo che siano loro che si arrangino a fare i compiti, no? O comunque abbiano bisogno di un aiuto marginale. Imparare a dire no è un modo incredibilmente efficace per semplificare la tua vita. E ti rendi conto che quando incominci a dire no, le persone si accorgono che sei meno disponibile e quindi smettono di romperti le scatole e poi, dopo un po' di tempo, non avrai più bisogno di dire no. È chiaro che non si tratta di chiudersi in se stessi e non aiutare gli altri, è una cosa molto bella aiutare le altre persone, però ci sono persone e persone e bisogna imparare a dire di no a quelle giuste. E questo è un altro modo per semplificare molto la propria vita. La terza tecnica è quella di semplificare i tuoi pensieri. La maggior parte delle persone vive attanagliata tra il futuro e il passato. Cioè la mente è spesso molto preoccupata di quelli che possono essere dei problemi futuri, oppure molto turbata da degli accadimenti passati dei quali non ci si riesce a liberare. Facciamo alcuni esempi. Magari sei preoccupato per la tua salute in futuro, o per il futuro, tuo futuro economico, perché il lavoro non va bene. Oppure sei triste perché ripensi spesso a degli eventi passati che sono accaduti e dei quali non riesci, del cui pensiero direi non riesci a liberarti, no? Qualche tremenda figuraccia anche banalmente passata, oppure qualche conflitto con delle persone che è rimasto irrisolto e che ti è rimasto dentro. Ecco, purificare, semplificare la propria mente significa imparare a liberarsi di questi pensieri. E come si fa? Come si fa a liberarsi di questi pensieri? Per quanto riguarda il futuro è molto semplice, basta pensare che ci sono degli eventi sui quali potrai avere un controllo, la tua salute per esempio, no? Puoi avere un controllo, almeno in parte, diciamo, sulla tua salute, no? E quindi molto, molto semplicemente facendo sport, nutrendoti bene, eccetera, e quindi puoi preoccuparti per la tua salute e agire oggi per riuscire a avere le più alte probabilità di non avere problemi di salute in futuro. Ma ci sono eventi però sui quali non puoi avere controllo. Ad esempio non potrai mai cambiare, che ne so, l'andamento dell'economia mondiale, l'andamento delle borse, o non potrai mai avere un'influenza su quello che penseranno gli altri di te. Devi semplicemente accettarlo e quindi devi imparare a sgomberare la tua mente da questi pensieri. Quando questi pensieri ti entrano in testa, cambia subito modo di pensare e riempi la tua testa con un altro pensiero, con qualcosa di bello, con un ricordo piacevole. E anche sui ricordi passati, siccome non c'è modo di cancellare il passato e quindi quei ricordi e quegli avvenimenti anche negativi che ti turbano e che ti condizionano non potrai mai cancellarli, faranno sempre parte di te, l'unico modo che hai per riuscire a smettere di tormentarti attraverso quei pensieri, subendo quei pensieri, è quello di pensare che quei pensieri, scusate il gioco di parole,
sono un tuo bagaglio culturale, sono avvenimenti, situazioni che hai dovuto subire per diventare la persona che sei adesso, sono un tuo bagaglio di conoscenze, sono state il tutorial della tua vita, il training, no? Sono state delle lezioni che tu hai imparato e che ti hanno reso una persona migliore, la persona migliore e più consapevole che sei oggi. E quindi considera culla quei pensieri non come qualcosa che ti tormenti, ma come un bagaglio culturale da utilizzare poi per evitare eventuali problemi futuri. Se riesci a liberare la tua mente da questi pensieri, riuscirai a comporre, ad aggiungere anche il terzo tassello a quella che è la liberazione, la libertà, diciamo, da una vita, ecco, intasata di cose che non servono a nulla, che sono, lo ripeto, gli oggetti, le persone tossiche o comunque in generale la capacità di dire di no alla maggior parte delle persone, quindi liberare tempo nella tua vita e poi liberare spazio nella tua mente. Questi sono i tre pilastri sui quali puoi basare la tua libertà e semplificare moltissimo la tua vita, che, lo ricordo, semplificare la vita significa poi rimuovere, fare in modo che tu abbia molti meno problemi. Quando hai una vita semplice, fatta di piccole cose, di poche cose, non solo hai la possibilità di concentrare le tue energie, i tuoi sforzi e il tuo tempo su ciò che conta realmente, ma anche la stragrande maggioranza dei problemi che ti hanno sempre assillato e attanagliato poi scivolano via come l'acqua sul letto di un torrente.